Oggi parliamo di confronto tra numeri. Cerchiamo in sostanza di rispondere ad una domanda apparentemente semplice, che è quella di stabilire quale tra due numeri, ad esempio 12 e 5, è il più grande. Effettivamente, per un caso del genere, cioè quando dobbiamo confrontare due numeri interi, la risposta sembra banale. Tutti arriviamo a concludere che 12 è più grande di 5. Per il momento limitiamoci a formalizzare questo risultato utilizzando un simbolo, questa freccia, e il simbolo di maggiore, la quale permette di indicare che il numero che sta a sinistra della freccia, 12, è più grande del numero che sta a destra della freccia, cioè 5. Analogamente si può utilizzare il simbolo di minore. Per esempio, siamo in grado subito di distinguere che il numero 5 è più piccolo del numero 9. Qui il numero che sta a sinistra della freccia è minore del numero che sta a destra della freccia. Il confronto diventa non più così semplice o banale nel momento in cui andiamo ad analizzare o esaminare numeri dotati di segno, per esempio. Invece di prendere semplici numeri interi tutti positivi, prendiamo ad esempio due numeri come meno 20 e 10. L'introduzione del segno, mettiamo anche un più qui, anche se di solito il segno più viene sottointeso, rende il confronto giusto un po' più complicato. Esiste una regola generale che permette di suddividere l'insieme dei numeri negativi, quindi i numeri col segno meno come il meno 20, l'insieme dei numeri positivi come il più 10, stabilendo che ogni numero negativo è più piccolo di ogni numero positivo. Questa semplice regola ci permette di indicare, in un caso del genere, che la disuguaglianza corretta tra meno 20 e più 10 è la seguente, quella indicata dal simbolo di minore. Questo anche se apparentemente il numero 20 sembra più grande del numero 10. E questo semplicemente per il fatto che per regola generale la presenza del segno meno rende il numero meno 20 più piccolo del numero più 10. Quindi quando abbiamo a che fare di numeri con segno, dobbiamo tener conto di questi casi possibili che possono verificarsi. Primo, se entrambi i numeri hanno lo stesso segno, come per esempio più 5 e più 8, allora il confronto si fa come tra i numeri interi, non cambia nulla. Sappiamo tutti che 5 è minore di 8, oppure 8 è maggiore di 7. Questo è il primo caso. Secondo caso, uno dei due numeri è positivo e l'altro è negativo. Ad esempio, meno 5 è 4. Allora, in questo caso, certamente il numero negativo è minore del numero positivo, anche se il numero che sta accanto al segno meno, preso a sé stante senza il segno meno, può essere più grande del numero positivo. Quindi meno 5 è più piccolo di 4. Ovviamente anche, ad esempio, meno 10 è più piccolo di 12. Quindi in tutti i casi in cui c'è un numero positivo e un numero negativo, il numero negativo è più grande. Un terzo caso che può verificarsi è quando entrambi i numeri sono negativi. Per esempio, meno 12 e meno 25. In questo caso, la regola per il confronto è la seguente. Meno 12 in un caso del genere risulta essere più grande di meno 25, e questo perché 12 è più piccolo di 25, cioè la presenza del segno meno inverte il verso della disuguaglianza, ovvero quando prendiamo gli stessi due numeri, ovvero il 12 e il 25 nell'esempio, senza i segni, e vediamo che il primo è più grande del secondo, allora aggiungendo il segno meno
Si inverte il verso della disuguaglianza. Se 12 è più piccolo di 25, allora meno 12 è più grande di meno 25. Ricordiamoci che si usa la nozione di valore assoluto in questi casi. Il valore assoluto di meno 12 è lo stesso numero preso col segno più. Il valore assoluto di meno 25 è lo stesso numero preso col segno più. Quindi, se il valore assoluto di meno 12 è più piccolo del valore assoluto di meno 25, in quanto 12 è più piccolo di 25, allora prendendo i numeri col segno meno, senza considerare cioè il valore assoluto, si inverte la disuguaglianza. Meno 12 è più grande di meno 25. Sono questi tre i casi che possono verificarsi con numeri interi quando sono presenti anche i segni. Adesso occupiamoci del confronto tra numeri decimali. Ricordiamoci anche qui un esempio. Prendiamo il numero 1,3 e il numero 1,27. Beh, in primo luogo andiamo a confrontare la parte intera del numero. La parte intera è quella che sta prima della virgola. 1 e 1. In questo caso la parte intera è identica. Allora, per stabilire quale dei due numeri è più grande, occorre confrontare la parte decimale. Quindi adesso dobbiamo fare il confronto fra questo 3 e il 27. Allora, come facciamo a stabilire quale dei due è più grande? Sembrerebbe che il confronto debba essere fatto in questo modo: poiché 3 è minore di 27, allora ne segue che 1,3 è maggiore di 1,27. Questo modo di confrontare è sbagliato, non funziona, per un semplice motivo. Per i numeri che stanno dopo la virgola, dobbiamo utilizzare, come per quelli che stanno prima della virgola, un ordine gerarchico di tipo posizionale. Sta a significare che nel numero 1,3 3 rappresenta 3 decimi. Nel numero 1,27 2 rappresenta 2 decimi, mentre il 7 rappresenta 7 centesimi. Quindi il confronto va fatto nell'ordine tenendo conto dell'importanza della cifra che stiamo esaminando. Il confronto corretto è tra il numero 3 e il numero 2 preso senza considerare la cifra successiva. Quindi non va confrontato il 3 con il 27, ma il 3 con il 2. Quindi, poiché il confronto tra 3 e 2 mi dice che il 3 è più grande di 2, ne segue che 1,3 è più grande di 1,27. Proviamo con un altro esempio per capire il meccanismo, quando per esempio la prima cifra decimale non permette di stabilire quale dei due è più grande. Prendiamo il numero 1,18 e 1,176. Allora, vediamo un po' nell'ordine di capire come si fa il confronto. Il numero intero 1 è uguale al numero intero 1. Il confronto quindi porta inizialmente ad un'uguaglianza. Poi, la prima cifra decimale 1 è uguale alla prima cifra decimale 1. Quindi queste due cifre non permettono di stabilire quale dei due numeri è più grande. La seconda cifra decimale, quindi questa è la prima cifra decimale. La seconda cifra decimale, 8, è più grande della seconda cifra decimale a destra e quindi non è necessario tenere conto del 6. Non serve considerare il 6. Avendo stabilito che 8 è maggiore di 7, seconda cifra e seconda cifra, ne segue
Ne segue che il numero 1,18 è più grande del numero 1,176. Possiamo verificare anche un altro caso, un caso più semplice. Prendiamo il numero 2,17 e il numero 3,08. In un caso del genere, il confronto fra la parte intera ci dà direttamente una risposta su quale dei due numeri è più grande. Poiché 2 è minore di 3, non c'è bisogno di considerare la parte decimale. Possiamo direttamente dedurre che 2,17 è più piccolo di 3,08. Proseguiamo ancora con qualche altro esempio. Supponiamo che adesso intervengano anche i segni. Prendiamo il numero meno 3,187 e meno 3,171. Allora, qui è abbastanza facile accorgersi che il numero considerato senza il segno, cioè 3,187, è più grande del numero considerato sempre senza il segno, 3,171. Cioè, prendendo il valore assoluto, questo è più grande di 3,171. Anche qua valore assoluto. Però, poiché è presente il segno meno, si applica quanto abbiamo già imparato nel confronto fra numeri interi. Il segno meno inverte il verso della diseguaglianza. Dal confronto tra i valori assoluti dei due numeri dati possiamo passare al confronto tenendo conto dei segni meno. Di conseguenza risulta meno 3,187 minore di meno 3,171, proprio perché per i valori assoluti la diseguaglianza ha il verso contrario, da notare l'inversione del verso della diseguaglianza. Possiamo vedere con altri esempi per capire, padroneggiare ancora meglio il metodo di confronto. Prendiamo alcune coppie di valori. 12,34 e 13,28. Per questa coppia vediamo come funziona il confronto. Le decine, cioè 1 e 1, hanno lo stesso valore. Le unità, cioè 2 e 3, non hanno lo stesso valore. Il confronto si ferma qui, sulle unità. E poiché nel secondo numero le unità hanno un valore più alto che nel primo, possiamo certamente dire, senza considerare la parte decimale, che il primo numero è minore del secondo. Altra coppia. Meno 13,548 e meno 13,542,6. Vediamo il confronto cifra per cifra. C'è il segno meno, ne teniamo conto alla fine. Intanto confrontiamo le cifre una per una. Per le decine 1 e 1 è lo stesso. Per le unità 3 e 3 è lo stesso. Per i decimi, la prima cifra dopo la virgola, 5 e 5, abbiamo lo stesso valore. Per i centesimi, seconda cifra dopo la virgola, 4 e 4 hanno lo stesso valore. Per i millesimi, 8 e 2 non ha lo stesso valore. Ecco che sui millesimi abbiamo l'esito del confronto, il risultato del nostro confronto. Poiché 8
è più grande di 2, ne segue che 13,548 è più grande di 13,5426. Non ci interessa il valore della cifra 6, la quarta cifra dopo la virgola, perché già la terza cifra ha dato un risultato. Ora che abbiamo confrontato i numeri senza tener conto del segno meno, riscriviamo il confronto tenendo conto del segno. Se 13,548 è maggiore di 13,5426, 5426, allora col segno meno si cambia verso, cioè meno 13,548 è più piccolo di meno 13,5426. Ancora una volta notiamo l'inversione del verso della disuguaglianza a causa del segno meno. Un altro esempio ancora. Prendiamo i numeri 128,001 26 e 128,024. Rifacciamo il confronto con il metodo che abbiamo acquisito. Possiamo fare cifra per cifra come al solito. L'1 rappresenta le centinaia e anche qui abbiamo 1. Il 2 rappresenta le decine e anche qui abbiamo 2. 8 rappresenta le unità e anche qui abbiamo 8. Poi andiamo dopo la virgola. I decimi 0 e 0 abbiamo lo stesso valore. I centesimi 1 e 2 significa che non importa cosa succede alle altre cifre, queste non ci interessano, e possiamo direttamente utilizzare il confronto fra la seconda cifra dopo la virgola nel primo numero e la seconda cifra dopo la virgola nel secondo numero. Poiché 1 è più piccolo di 2, possiamo dire che il primo numero è più piccolo del secondo. In questo modo abbiamo imparato a confrontare i numeri decimali tenendo conto delle cifre dopo la virgola, vedendo diversi casi e tenendo conto anche del segno. Vediamo adesso un caso ancora diverso di confronto fra numeri, numeri scritti sotto forma di frazioni. Quindi quello che operiamo adesso è un confronto tra frazioni. Supponiamo di voler stabilire, senza avere in mano una calcolatrice, se la frazione 7 quinti è più o meno grande della frazione 12 diciassettesimi. Ricordiamoci che il simbolo di frazione, linea di frazione qui rappresentato, sta a indicare essenzialmente un'operazione di divisione, cioè scrivere 7 quinti o scrivere 7 diviso 5 significa indicare lo stesso tipo di operazione. Ora è chiaro che il modo più semplice per confrontare queste frazioni, se sei in mano una calcolatrice, è eseguire la divisione e confrontare il risultato della divisione nel primo caso e il risultato della seconda divisione e vedere quale dei due numeri è più grande. Anzi, se non si ha a disposizione una calcolatrice e si vuole semplicemente stabilire guardando le due frazioni quale delle due è più grande, esiste un metodo per farlo. Per prima cosa stabiliamo subito che non bisogna farsi ingannare dalla grandezza dei numeri presenti al numeratore, cioè sopra la linea di frazione, e al denominatore, cioè sotto la linea di frazione. Siamo infatti tentati dal dire, per esempio, che poiché 7 è più piccolo di 12, oppure 5 è più piccolo di 17, viene in mente che questa frazione debba essere più piccola della seconda, la prima più piccola della seconda. Purtroppo questo tipo di confronto non funziona. Non funziona per un motivo molto semplice. Perché il risultato della divisione viene influenzato in modo diverso da ciò che abbiamo al numeratore e da ciò che abbiamo al denominatore. Per renderci conto di ciò, ricordiamoci
come funziona la somma fra due frazioni. Se io devo sommare 7 quinti e 12 diciassettesimi, so che è necessario per eseguire questa somma portare le due frazioni allo stesso denominatore. Allora, scriviamo un'unica linea di frazione. Sappiamo che in questo caso va cercato il minimo comune multiplo fra 5 e 17. Questo minimo comune multiplo, si ottiene moltiplicando in questo caso 5 per 17. Questo prodotto dà luogo, si può fare a mente nel seguente modo: 5 per 10 fa 50, 5 per 7 fa 35, 50 più 35 fa 85. Siamo in grado quindi, scrivendo 85 al denominatore, di eseguire la somma. Adesso il minimo comune multiplo 85 può essere diviso nell'ordine. Prima per 5, e il risultato di questa divisione va poi moltiplicato per 7. Dopodiché 85 verrà diviso per 17 e il risultato di questa divisione verrà moltiplicato per 12. Queste due sequenze di operazioni portano a calcolare gli addendi della somma. Infatti 85 diviso 5 fa 17, che moltiplicato per 7, operazione che si può eseguire a parte, fa 119. Analogamente, 85 diviso 17 fa 5, 5 per 12 fa 60. Anche questa operazione può essere fatta a parte. Il risultato di questa somma fornisce il numeratore della nuova frazione. Centosettantanove diviso 85. Ora, noi non siamo direttamente interessati al risultato della somma, più che altro siamo interessati al metodo che abbiamo utilizzato per calcolarla. Infatti, questo metodo ci fa subito notare una cosa: le due frazioni 7 quinti e 12 diciassettesimi sono state portate allo stesso denominatore. Questo ha fornito dei valori modificati per i rispettivi numeratori. 7 è diventato 119, o meglio è stato sostituito da 119, mentre 12 è stato sostituito da 60. Questo significa che la frazione 7 quinti è equivalente alla frazione 119 85esimi e allo stesso modo la frazione 12 diciassettesimi è equivalente alla frazione 60 85esimi. Adesso che le due frazioni date sono state sostituite da due frazioni equivalenti che hanno lo stesso denominatore, il confronto può essere fatto semplicemente confrontando i due numeratori, 119 e 60, ed è evidente che il primo è più grande del secondo. Di conseguenza, la prima frazione è più grande della seconda e possiamo scrivere direttamente che 7 quinti è più grande di 12 diciassettesimi. Questo metodo può essere applicato anche ad altri esempi. Come nuovo esempio, supponiamo di voler confrontare le frazioni 2 terzi e 3 quinti. Abbiamo imparato dall'esempio precedente che il confronto di fatto tra le due frazioni si riduce al confronto tra i numeratori 7 e 12 trasformati in 119 e 60 una volta che le due frazioni siano state portate allo stesso denominatore, cioè quando ogni frazione è stata trasformata nella sua equivalente cambiando il denominatore opportunamente. A quel punto, il confronto fra i due numeratori trasformati, 119 e 60, permette di stabilire quale delle due frazioni è più grande. Non ci interessa calcolare la somma, quindi evitiamo di calcolare la somma e andiamo direttamente al calcolo del minimo comune multiplo fra i denominatori 3 e 5. Dobbiamo
trovare il minimo comune multiplo fra i due denominatori, cioè 3 e 5, e trovato questo minimo comune multiplo, dobbiamo trasformare anche i numeratori 2 e 3 e fare il confronto fra i numeratori trasformati. E allora troviamo il minimo comune multiplo. Minimo comune multiplo fra 3 e 5 è pari a 3 per 5 e fa 15. Per trovare i numeratori trasformati prendiamo il minimo comune multiplo e lo dividiamo una volta per 3 e una volta per 5. E infatti 15 diviso 3 fa 5. A questo punto il numero 5 va preso e moltiplicato per il numeratore corrispondente, cioè 2. 5 per 3 fa, scusate, 5 per 2 fa 10. Significa quindi che avendo portato i due denominatori 3 e 5 allo stesso valore, cioè al minimo comune multiplo 15, la nuova versione della prima frazione, cioè 2 terzi, è 10 quindicesimi, ovvero possiamo scrivere che 2 terzi è equivalente a 10 quindicesimi, e questa è la prima frazione. In modo analogo, avendo capito questo, prendiamo nota e scriviamo qui 2 terzi uguale 10 quindicesimi. Cancelliamo quanto abbiamo fatto sulla prima frazione e facciamo lo stesso lavoro sulla seconda frazione. Il 15 adesso lo dividiamo per 5, il risultato di questa divisione va moltiplicato per il numeratore, cioè 3. 15 diviso 5 uguale 3, 3 per 3 uguale 9, ricordiamoci che questo 3 è il numeratore. Quindi significa che la frazione 3 quinti è equivalente alla frazione 9 quindicesimi e questo risultato lo riportiamo come promemoria qui. Ora quinti uguale 9 quindicesimi. A questo punto, anziché confrontare 2 terzi e 3 quinti, possiamo confrontare 10 quindicesimi e 9 quindicesimi. Poiché queste due frazioni hanno lo stesso denominatore, per eseguire il confronto basta confrontare i numeratori 10 e 9. E poiché 10 è più grande di 9, possiamo certamente dire che 10 quindicesimi è più grande di 9 quindicesimi. E quindi 2 terzi è più grande di 3 quinti. In questo modo abbiamo imparato a confrontare due frazioni. Fino adesso ovviamente non ci siamo occupati del segno. Ci sono dei casi in cui il confronto diventa più facile se teniamo conto di un fatto. Quando prendiamo una frazione, per esempio 5 terzi, come regola generale sappiamo che se il numeratore è più grande del denominatore, allora la frazione è maggiore di 1. Se prendiamo un'altra frazione come 11 diciottesimi in cui il numeratore è più piccolo del denominatore, 11 è più piccolo di 18, allora la frazione ha un risultato
minore di 1. Per cui un confronto rapido può essere fatto quando confrontiamo due frazioni di tipo diverso, cioè una frazione di questo tipo e una frazione di questo tipo. Una frazione del primo tipo che ha un risultato maggiore di 1 è sempre maggiore di una frazione del secondo tipo che ha un risultato minore di 1. Un esempio di questo genere può essere il confronto tra la frazione 10 tredicesimi e 9 quinti. La prima frazione ha il numeratore più piccolo del denominatore. Di conseguenza, questa è una frazione che ha certamente un risultato minore di 1. La seconda frazione ha il numeratore più grande del denominatore. Di conseguenza, questa è una frazione che ha un risultato certamente maggiore di 1. Allora possiamo certamente dire, senza fare alcun calcolo di minimo comune multiplo in nulla, che la prima frazione è più piccola della seconda, in quanto la prima è minore di 1 e la seconda è più grande di 1. Vediamo un altro esempio. Abbiamo da confrontare la frazione 127 centoundicesimi e la frazione 94 novantottesimi. È chiaro che fare i calcoli senza calcolatrice su frazioni del genere diventa complicato, però se guardiamo subito che nella prima il numeratore è più grande del denominatore, mentre nella seconda il numeratore è più piccolo del denominatore, siamo subito in grado di dire che la prima frazione è certamente maggiore di 1 e la seconda frazione è minore di 1. Di conseguenza siamo certi che la prima frazione è più grande della seconda, senza bisogno di fare alcun calcolo. Capito questo meccanismo, possiamo vedere qualche esempio in cui intervengono i segni. Abbiamo da confrontare la frazione 1157 su 968 e la frazione meno 1356 su 1163. Allora, qui è chiaro che abbiamo a che fare con numeri piuttosto grandi, quindi la calcolatrice diventa, non dico indispensabile, ma certamente utile. Però, se guardiamo subito che la prima frazione non ha il segno, quindi è come se avesse il segno più, mentre la seconda frazione ha un segno meno, possiamo certamente dire che la prima frazione dà luogo a un numero certamente positivo, cioè maggiore di 0, ma la seconda frazione dà luogo a un numero certamente negativo, cioè minore di 0. Abbiamo imparato nel confronto fra numeri relativi che ogni numero negativo è minore di ogni numero positivo. Di conseguenza possiamo certamente dire che la prima frazione è certamente maggiore della seconda. Questo perché la prima frazione è positiva e la seconda frazione è negativa. Quindi, quando abbiamo a che fare con due frazioni che hanno il segno opposto, più e meno, è inutile fare calcoli. La frazione negativa è certamente minore della frazione positiva. Vediamo adesso un altro esempio di tipo diverso. Quando le due frazioni hanno lo stesso segno, ma negativo. Prendiamo la frazione meno 5 quarti e la frazione meno 7 quinti. Allora, facciamo prima il confronto facendo finta che non ci siano i segni meno, quindi non teniamo conto in prima approssimazione della presenza di questi segni. E facciamo il confronto quindi fra le frazioni 5 quarti e
e 7 quinti. Come abbiamo fatto in precedenza, andiamo a cercare il minimo comune multiplo fra 4 e 5. Questo è dato dal prodotto 4 per 5 e fa 20. A questo punto il 20 va prima diviso per il denominatore 4. 20 diviso 4 fa 5. Il risultato di questa divisione va moltiplicato per il numeratore 5. 5 per 5 uguale 25. Questo significa che 25 diventa il nuovo numeratore della prima frazione con denominatore 20, ovvero 5 quarti diventa equivalente a 25 ventesimi. In modo analogo, eseguiamo la divisione del minimo comune multiplo 20 per il denominatore 5. 20 diviso 5 uguale 4. Adesso questo numero 4 va moltiplicato per il numeratore 7 e otteniamo 4 per 7 uguale 28. Abbiamo un nuovo numeratore con nuovo denominatore e quindi la frazione 7 quinti diventa equivalente a 28 ventesimi. Ora, per confrontare le due frazioni di partenza, senza segno meno, cioè la frazione 5 quarti con la frazione 7 quinti, basta confrontare le loro equivalenti, cioè 25 ventesimi e 28 ventesimi. Si vede subito, visto che hanno lo stesso denominatore, che il 25 è più piccolo del 28. Per cui possiamo dire che 5 quarti è minore di 7 quinti, in quanto 25 ventesimi è minore di 28 ventesimi. Ora però interviene il segno meno. Sappiamo che nel momento in cui si introducono i segni meno, il verso della disuguaglianza va invertito. Quindi il confronto fra meno 5 quarti e meno 7 quinti deve dare un esito opposto rispetto al confronto fra 5 quarti e 7 quinti. Ovvero, visto che 5 quarti è minore di 7 quinti, deve essere meno 5 quarti maggiore di meno 7 quinti. E così troviamo finalmente l'esito finale del confronto. Un'ultima considerazione che possiamo fare è che un metodo rapido che non passa per il calcolo del minimo comune multiplo è il seguente. Riprendiamo il confronto fra 5 quarti e 7 quinti. Osserviamo noi abbiamo calcolato il minimo comune multiplo fra 5 e 4. E poi questo minimo comune multiplo, che è 20, lo abbiamo prima diviso per 4 e abbiamo ottenuto 5, poi lo abbiamo diviso per 5 e abbiamo ottenuto 4. Cioè la divisione per 4, ovvero il primo denominatore, dà come risultato 5, cioè il secondo denominatore. Analogamente, la divisione per 5 dà come risultato 4. Quindi dividere per il secondo denominatore dà come risultato il primo denominatore, ovvero 4. Ovvero le divisioni di ogni, cioè per ognuno dei denominatori restituiscono l'altro denominatore. Dopodiché noi cosa facciamo?
Avendo diviso per il primo denominatore e avendo ottenuto il secondo, questo secondo denominatore lo andiamo a moltiplicare per il primo numeratore. Quindi di fatto quello che stiamo facendo è una moltiplicazione del primo numeratore per il secondo denominatore, 5 per 5. Lo vediamo qui. Il risultato della divisione di 25 diviso 4, che è 5, viene moltiplicato per 5 per ottenere 25, come abbiamo fatto prima. Analogamente, il risultato della divisione di 20 per il secondo denominatore dà come risultato 4, cioè il primo denominatore, poi questo 4 viene moltiplicato per il secondo numeratore, cioè per 7. Quindi di fatto viene eseguita la divisione di 20 per il secondo denominatore, ma poi alla fine l'esito è un prodotto fra il primo denominatore e il secondo numeratore, c'è cioè una moltiplicazione in incrocio, 4 per 7. E poi cosa facciamo? Avendo fatto questa moltiplicazione, 4 per 7 otteniamo 28, quel 28 che abbiamo poi confrontato con il 25 di prima. Allora, anziché fare le operazioni in questo modo, visto che sappiamo che di fatto stiamo eseguendo dei prodotti a incrocio, prima 5 per 5 e poi 7 per 4, non è necessario eseguire tutta questa catena di operazioni. Basta eseguire i prodotti a incrocio, cioè 5 per 5 e 7 per 4, e confrontare i risultati di questi prodotti. Questi prodotti danno infatti 5 per 5 uguale 25 e 4 per 7 uguale 28. Poiché il primo prodotto in incrocio, da sinistra a destra in basso, dà un risultato minore del secondo prodotto, da sinistra a destra, dal basso verso l'alto, possiamo dire che la prima frazione è più piccola della seconda, in quanto 25 è più piccolo di 28. Vediamo brevemente un altro esempio simile. Dobbiamo confrontare due quinti con 3 settimi. Basta fare i prodotti a incrocio, quindi 2 va moltiplicato con 7, 5 va moltiplicato con 3, il primo prodotto sinistra-destra a scendere va confrontato con il secondo prodotto sinistra-destra a salire. 2 per 7 da 14, 5 per 3 da 15, poiché il primo prodotto da 14, 2 per 7, il secondo prodotto da 15 ed è 3 per 5, possiamo dire che essendo 14 più piccolo di 15, la prima frazione è più piccola della seconda.